Sì, questa sconfitta ci ha lasciato l'amaro in bocca perché comunque abbiamo perso tutti e due i set di uno, come ieri nella Danimarca. Comunque siamo sempre a un pelo, passo così dalla vittoria, e diciamo che abbiamo fatto tanti errori e loro hanno spinto sui nostri errori, hanno giocato sui nostri errori, e quello che dobbiamo togliere appunto sono queste piccole mancanze che e dobbiamo metterci qualcosa in più per poi arrivare finalmente alla vittoria. Adesso abbiamo alle 8 giochiamo contro la Norvegia e speriamo di metterci, cioè noi ce la mettiamo tutta, sempre cuore e molta grinta, e dobbiamo portarla a casa. Sì, è la mia prima esperienza internazionale, ho giocato a casa a livello dilettantistico, ma mi sto trovando un po' in difficoltà in alcune cose, però partita dopo partita diciamo che ci si riesce a arrangiare un po'. È dura, ma il beach handball è un bellissimo gioco e... Sì, finora è positivo, comunque noi ce la metteremo tutta fino alla fine.